costretti a stare in casa, come prevede il decreto del governo, o meglio starci il più possibile in casa per evitare il coronavirus, la nostra emittente ha pensato di rispolverare dal suo archivio, dalla rubrica dei personaggi, quelli che in qualche modo hanno contribuito a rendere grande il nostro territorio e hanno lasciato un segno. Tra questi personaggi certamente ce n'è uno, Oreste Giannessi, da tutti conosciuto come il federale, gestore del bagno Nettuno, ma lui non è stato soltanto un imprenditore del turismo balneare, si è occupato anche di altre iniziative, sempre e comunque con grande successo. Tra l'altro ricordiamo proprio un paio d'anni fa il bagno Nettuno ha festeggiato 150 anni di attività ininterrotta sul litorale della Versilia. E allora vediamoci dalla rubrica il personaggio Oreste Giannessi. Con il personaggio che presentiamo oggi ripercorriamo tappe della storia di Viareggio e della passeggiata di Viareggio che risalgono addirittura al 1860, allorché il nonno acquistò una baracchetta dove c'è oggi Zirosa e praticamente dette il via al primo bar automatico. 1860-1990 sono 130 anni di storia che Oreste Giannessi ci racconterà oggi. Sono tanti 130 anni di storia, pertanto passiamo subito a raccontare che cosa fece questo nonno Oreste, nonno paterno se non sbaglio, vero? Nonno paterno. Sì. Il nonno paterno venne qui, si trasferì da Pisa e mise questo chalet, questo bar, questa baracchetta che poi lo trasformò in chalet e lo denominò il bar automatico solo perché mise la prima macchina espressi, quello per lui era automazione. E mi ricordo che poi ingrandendosi e modificò addirittura la struttura in quel magnifico chalet principe che le fotografie mettono in evidenza. Fece una bella sala di biliardi De Agostini, fu frequentato da maestro Ruggero Roncavallo, per esempio, che fu anche testimone al matrimonio di mia zia, dal maestro Mascagni, saltuariamente dal maestro Puccini e da molti attori, Falconi, Titaruffo, i fratelli Gandusio e così via. Ecco, ma il nonno Oreste gli parlava a lei di questa Viareggio del 1800, della fine del secolo scorso, della seconda metà del secolo scorso? Vede, no, perché francamente io credo che ci fosse poco da raccontare di quei tempi, perché in quei tempi la gente più che altro cercava di produrre, perché era semplice la vita, almeno io la immagino, perché si capisce, io sono nato dopo. Dopo, lei è nato nel 1909, 1909 sì, quindi lei ha 81 anni. Insomma. Sì, con rispetto parlando diciamo. Li porta bene? Sì, ho abbastanza forza. Ma il fatto che aveva mio nonno proprio insito in sé, che credo in parte me l'abbia trasmessa anche a me, era quello sempre di riammodernare, di migliorare, far dar nome al locale che aveva e diciamo così costruito e gestito, e per quello che diventò uno dei bar più frequentati di tutta la Riviera, anche quando poi nacque Fiorentina, Balena e tanti altri via. Da rilevare che esso fu il quarto locale della passeggiata, e cioè dal Nereo al Gerini, dal Gerini al Del Chiaro, dal Del Chiaro a Giannessi. Nel 1917 un incendio distrusse tutto, fu ricostruito ma portò al fallimento, per quei tempi in passeggiata, diverso da ora purtroppo, si falliva. Ed ecco che mio nonno nel 22, perché a quel tempi si moriva dal dolore del fallimento, non era come ora che è un avvenimento qualsiasi come uno dei tanti, a quell'ora si moriva e lui morì. Morì di crepacuore? Credo di sì, almeno mortificato, perché non c'è altro, io lo penso se mi succedesse a me, che lavorare tanto per creare qualcosa, per mettere qualcosa insieme per noi e non per noi soli, ma per quello almeno è di illusione, per gli altri, è vero, vederlo sparire così e non aver più la forza di rimetterlo in sesto, certamente il crepacuore credo che possa venire, come è venuto a lui, mi ha detto potrebbe venire a me. Certo. Senta Giannessi, invece il Nettuno quando nasce? Il Nettuno nasce nel 1865 da Barzanti, e con esso nasce anche una novità clamorosa in quei tempi, perché fino a quel momento, prenda nota che il primo bagno a Viareggio fu fatto nel 1823-24 con decreto del Granducato di Lucca, il quale mise a disposizione dell'allora capo della città di Viareggio, che non so che denominazione avesse, 50 scudi
e l'autorizzazione a tagliare 50 piante di pino per fare questi due bagni in mare distinti, uno per le donne e uno per gli uomini. Ed ecco la novità clamorosa che le dico con l'apertura del Nettuno, che fu il momento che si permise la promiscuità di frequentare gli stabilimenti balneari. Cioè uomini e donne potevano fare il bagno insieme? Potevano fare il bagno insieme. Anche il Nettuno però a quei tempi ha avuto una brutta storia, perché è bruciato nel 1800 mi pare 69 e poi è bruciato insieme allo Shell Principe locale del mio nonno nel 1917. Poi, se lo ricorda, perché il 17 era già grandina, ma 8 anni, 9. Il 17 manco poco che ci perissi, perché mia madre, che dormivo dentro lo Sciale Principe, mia madre mi alzò nella notte, si capisce la sera, verso l'11, 11 e mezzo, perché a quell'ora fu l'incendio, mi alzò dal letto e cercava qualcosa per coprirmi, nel momento andò via la luce e mia madre non mi trovava più, se non venne di riattastare nel letto, e io, si capisce, bimbo, avevo sonno e ero ritornato nel letto, se non mancava quella mano allungata sul letto e ritrovarmi, forse a questo ora non sarei qui a raccontare quello che racconto. Sarebbe bruciato con... Sarei arrostito insieme col principe. Ecco, il principe invece dov'era? Era dove ora, proprio dove ora da Sirosa. In quel punto lì? Sempre in quel punto lì, dove levò la baracca di pescatori, dove fece il ballo automatico, costruì il locale principe. Ecco, il suo babbo anche era un pescatore, vero? No, mio padre era proprio nel locale, viveva nel locale di mio nonno, ed era la sua specialità, era il gelatiere, perché lì c'era il fratello Cesare che guardava i biliardi, la sala biliardi, eccetera, e mio padre che guardava la parte gelateria, caffetteria, così che è cresciuto proprio nel era un locale moderno, come oggi ci sono negli Stati Uniti d'America. Dove... Era meraviglioso, si immagini questo, che a quell'ora per servire un caffè, prima di tutto ci voleva il vassoio di alpaca, il vassoietto d'alpaca, poi ci voleva il bicchiere dell'acqua, il bicchiere dove tenere il cucchiaino, la zuccheriera di metallo, e la bottiglietta dell'acqua, si capisce, e la tazza della tazza del caffè, la zuccheriera di metallo, era un avvenimento a servire un caffè, non è come ora che si sbatte sul banco in questo modo qui. Ed ecco perché forse Viareggio anche in quel tempo guadagnò quello che è stato realmente meritato. Lei da bimbetto però non ha avuto un'infanzia molto, molto serena, molto felice, c'erano anche dei problemi in famiglia perché uno faceva di estrazione, era di estrazione umile, l'altro un pochino più possidente. Vede, avevo una donna, una nonna particolare, la moglie di, si capisce, di mio nonno, si chiamava Bona. Ed era nonna materna? Era nonna paterna perché era moglie di Oreste Giannessi. Lei non voleva assorbire il fatto che suo figlio Nello, un benestante, avesse sposato una figlia di pescatori come era mia madre, perché il nonno materno era il Chiurlo. Il Chiurlo. Che voleva dire in Viareggino in Chiurlo? Se dovessi dirle cosa vuol dire, glielo dico ben volentieri. Certo. Il Chiurlo, lei sa che è un uccello, sì, che becca sempre. E forse mio nonno quel nome lì l'acquistò per qualche suo merito particolare. Beccava sempre donne, forse? Sì, certamente. Ah, era un Latin lover? Si dice, se non Latin lover, un pescatore lover. Allora ci venivano delle donne anche piuttosto interessanti qua a Viareggio? Ma sa, io non posso giudicare perché non c'ero, ma la storia insomma ne porta diverse alla ribalta di donne belle viareggine, che poi avevano il grande vantaggio di copiare dai forestieri, dalle signore che venivano, e le nostre sartine, che allora erano realmente anche quelle, un qualcosa che può far parte della storia di Viareggio, copiando si vestivano realmente con sciccheria. Ecco, ma il Chiurlo, diciamo, questo beccatore, beccava in casa oppure aspettava la stagione buona? Per... Era beccata anche in casa, perché 11 figli da sé non sono venuti. Ah, 11 figli? E quelli fuori, io questo poi non posso testimoniarlo. Ma forse non l'avrà neanche avuto, una volta c'era un concetto un po' diverso, una diversa morale c'era delle cose. Ma ho paura in fatto di donne per quello che si sente dire, perché sono cose, ripeto, erano nell'infanzia, non credo mica che ci fosse poi tanta differenza, ora c'è più spregiudicatezza, ma anche a quell'ora mi pare che almeno da sentire, dalle campagne, venivano insomma i fatti che avvengano. Allora, lei, ci sono per esempio, la sua gioventù l'ha trascorsa anche lei, oltre che poi parleremo anche di altre situazioni in cui si è trovato gioco forza
costretto a muoversi e a lavorare, però insomma buona parte della sua adolescenza l'ha vissuta qui sulla spiaggia, quindi anche lei immagino l'avrà conosciuto. Vede, la mia gioventù, anzi l'infanzia quasi, perché ti parlo da 12-13 anni in poi, dopo l'incendio e la miseria, diciamo, mia madre si adattò a questo negozio di frutta e verdura, come ripeto, allora era frequentata dall'Elvira Puccini, era frequentata dal senatore Luandi Ricci, e, insomma era un locale di un certo prestigio. E allora io d'inverno studiavo, facevo le industriali a Pisa, e d'estate davo un colpo a mia madre nell'andare in piazza a aiutarli a acquistare la roba al mercato all'ingrosso, e a mio padre. Babbo era sempre vivo, sì. Sì, e mio padre, che invece aprì una gelateria che direi all'avanguardia di quello che sta succedendo oggi, perché si faceva il gelato, sì, Malfatti, che poi qui ebbe un'agenzia immobiliare, andava a prendere l'ordine dai vari negozi e si faceva le stufe, così allora si chiamavano le stufe, con il gelato che ogni locale ordinava, e con 18 BL si faceva la consegna a domicilio, come ora lo fa la moto. 18 BL era un mezzo di trasporto? Era un mezzo di trasporto, primo 18 BL, che poi uscì il 18 BLR, e questo 21, 22, 23, sicché mano a mano alla mamma, mano a mano al papà, io la mia giovinezza, francamente, l'infanzia l'ho vissuta poco, e non mi dispiace, l'ho vissuta imparando. È vero, Giannessi, che lei una volta rientrando a casa si accorse che vi avevano staccato i fili della luce e lei pianse per questo? No, fu il giorno, io lo chiamo, della disgrazia e della fortuna, perché andavo all'istituto industriale studiando perito costruzione aeronautica, e si capisce l'avvenire poteva essere quello che la scuola mi prometteva, mentre invece trovandomi allo sbaraglio e riuscendo tramite il senatore Orlando Ricci ad imbarcarmi a 17 anni, 18, nemmeno 17, io mi imbarcò su quei transatlantici che io ho navigato 5-6, l'Orazio, il Duilio, Roma, l'Augustus, il Conte di Savoia. E ho viaggiato tanto mondo, e gli dico la verità, la scuola insegna quel che può, ma l'esperienza è quella che fa l'uomo. L'università è nella strada, diceva, soprattutto allora. Sì, sì, sì. L'altro giorno ho sentito una battuta di Bramieri, dice: quei genitori che aspirano molto a quel pezzo di carta che poi è il fallimento del figlio. Ora, io questo non voglio generalizzare, ma io sono contento della vita che ho fatto e che faccio, sono contento dell'esperienza, perché solo con quello si conquista la vita, non si conquista soltanto con il sapere, diciamo così, scolastico, o anche che sia di scuole superiori. Quello può essere per una professionalità, ma un uomo all'avventura, perché io fui definito da Luca di Schiena un giorno che, se fossi nato in altri tempi, sarei stato un buon capitano di ventura. Io sono sempre stato per l'avventura. Sono riuscito a avere tutto senza nessun mezzo, soltanto con il credito e la fiducia. E ora lei mi vede, sono un uomo, diciamo, arrivato, ma sappia questo, che io l'ultima cambiale l'ho pagata nel 1984, 6 anni fa. L'ultima cambiale di cosa? L'ultima cambiale dei debiti, perché io non lavoravo altro che con cambiali, io non ho mai avuto soldi, ho mangiato, ho fatto la casa, ho fatto quello che ho fatto sempre con soldi degli altri. Le banche gliele davano, voleva dire che avevano coperture. Avevano fiducia, però le banche erano anche quelle che ogni volta che si andava a colazione e col telefono: Giannessi, c'è un assegno, Giannessi, c'è una cambiale, la devo dare al notaro. Insomma, era un brutto masticare insieme al pasto queste notizie. In ogni modo, avevo fiducia in me, gli altri me l'hanno concessa, e per di più devo un devoto ringraziamento alla notaro Migliorini, che è molto gentilmente via via mi ha trattenuto le cambiali e gli assegni fino a che io non l'ho potuto pagare, nei limiti, si capisce, sempre del rispetto della legge. Ma questo come mai? Perché d'inverno le cose andavano diverse? No, perché io spendevo sempre quello che non avevo, e spendevo sempre. Questo spendeva per abbellire il locale o per cosa? No, il locale, io spendevo nelle varie avventure, perché lei faccia conto che, se le dico le professioni che ho fatto in quel tempo, lei dica pure dalla gelateria. In questo tempo parliamo degli anni prima della guerra? Prima della guerra, proprio prima della guerra, io ho cambiato, ho fatto un noleggiatore di rimessa di auto, ho fatto le due Afriche, ho fatto il trasporto con un trero lancia in campo nazionale di autotrasporti, proprio
l'autotreni, che poi fu requisito nel 1940. Ho lavorato alla SMG come nelle camere di scoppio per il Lancia Siluri, sono andato in Africa settentrionale in un secondo tempo sempre con un gruppo di autotrasportatori romani, sono ritornato, ho messo un camion a gassogeno e mi sono messo a fare i trasporti con gassogeno sia per il Pacifici, le Tre Stelle famose, le Lamette, e sia per le Legioni, le Terricotte per Roma, e insomma si viaggiava per l'Italia buttando carbone nel gassogeno e pedalando, insomma questa vita. Poi non solo, ma nel 1950 mi pare, sì, nel 1950 un mio amico Francesco Berti, che si frequentava al Bar Eden insieme a tanti altri amici, di quei pochi che sono rimasti ora, e si seppe che vendevano Nettuno. Si seppe che vendevano Nettuno, ci fu qualche proposta di fare una società fra amici che poi andò a monte, e allora mi pare, non so se l'ho già detto, mi fu detto da questo grande amico Francesco Berti, perché non l'acquistite? L'acquistai, come ripeto, senza una lira, e poi, soddisfatto l'impegno, mi sono messo ad abbellirlo. Il bagno è vecchio perché non è permesso con la legge che ci sono ora sul demanio marittimo di impiegare dei capitali sul demanio, perché non c'è certezza, ma almeno renderlo un pochino, riportarlo agli onori del passato con un locale di rispetto, di una tranquillità di frequenza, dalla non confusione, dall'educazione, almeno penso. Si capisce anche quella con dei limiti, perché non sono di quelli che io affermo che il cliente ha sempre ragione, ma in ogni modo credo, specie da parte di mia moglie e di mio figlio, il locale è gestito bene. Altro Giannessi, io so che in giro di lei gli amici, le persone che più le sono vicini, dicono che lei ha il grande culto della famiglia e di Viareggio. Amante nemmeno tanto segreta questa Viareggio, lei pare che l'ami in modo sviscerato, è vero o no? Guardi, io giro il mondo con un fine, tu hai tanti anni che vado in giro per il mondo e vado a visitare tutte le spiagge del mondo. Le potrei dire Bali, le potrei dire Capocabana, le potrei dire Miami, le potrei dire Honolulu. Proprio per avere una misura di quello che è Viareggio, perché non vorrei essere innamorato, così come sono innamorato, e lei me lo dice ed è vero, senza una ragione. Ho trovato una spiaggia sola per il mondo che in qualche modo potesse avvicinarsi alla nostra, ed è la spiaggia di Beverly Hills, che sarebbe... Quello di Hollywood, la collina dei grandi artisti. La collina dei grandi artisti, e che sarebbe la spiaggia ha un nome che ora mi sfugge, ma in ogni modo è l'unica che spiaggia che realmente mi ha detto, beh, questa può stare vicino a noi. Ma le confesso, non è per campanilismo, è difficile trovare un posto come Viareggio, si capisce con il comprensorio, è vero, non Viareggio sola. Ma diciamo la Versilia. Diciamo la Versilia, diciamo anche l'interno, perché quello che qui non sappiamo fare, che non abbiamo o che non abbiamo voluto mai fare, si insiste a vendere soltanto il bagno e non a quello che è d'intorno, al famoso pacchetto che potrebbe andare dalla montagna di Michelangelo, potrebbe andare dalla casa di Leonardo, potrebbe andare dalla casa di Galileo Galilei, potrebbe andare da Pisa stessa per il suo campanile, per l'amor di Dio, avremmo tanto da offrire alla gente che non si verrebbe a Viareggio solo per fare il bagno e stare sotto l'ombrellone, ma si verrebbe a Viareggio come base, sia pure per come bagnature, e come facciamo noi quando si va all'estero, si sta quel giorno ma poi si va a vedere l'intorno, di quello che c'è di bello intorno, cosa che qui non è stata mai organizzata, anche se da me più volte spinta. Certo, soprattutto le colline versiliesi, che anche per quanto riguarda la cucina sono ancora eccezionali e danno tante cose da dire. Sì, questa però, se lei mi permette, è una cosa aggiunta. Le colline hanno già meraviglioso qualcosa di suo, non parliamo delle Apuane, quando lei vede che sono pulite, che spettacolo, lei vede che cornice danno alla Versilia, e in quanti posti c'è un panorama di questo genere qui. Ora, lei mi dà senso con la testa,
ma a me mi viene da una convinzione interna ed ecco perché mi affetto alla città. Io non potrei mai ammettere a qualcuno che mi parlasse male di Viareggio, e qualcuno quando ci ha tentato ha trovato, come si suol dire qui. Chi è che ci ha tentato? Me lo dica un po'. Ma per esempio, non so, qualcuno che si lamenta della città, mi ricordo una volta ero da Lazio, qualcuno si lamentava della città e io gli domandai così, ma di che posto è lei? E quella mi rispose, ora non ricordo che posto è, dico, costa tanto il biglietto per ritornare a casa. E di che si lamentava questa persona? Ma si lamentava, il forestiero trova buona parte che si lamenta, perché proprio, ma mica il forestiero solo di qui, ci lamentiamo forse anche noi quando andiamo fuori, perché chissà che qualcuno spera di trovare più di quello che c'è, qualcuno non è soddisfatto magari di un trattamento in un locale o anche ingiustamente delle volte, e ci si lamenta. Io, ecco, non so, nei corridoi del comune, quando io vedo questa gente di fuori che protesta, che vuole casa, che questo e quest'altro, ecco, sa questa risposta qui di dare il biglietto di torno a casa, se fossi stato sindaco io quante l'avrei data? A tanti, perché questo è un paese dove uno deve ringraziare se l'accoglie, non protestare. Lei dice? Sì, senza dubbio. Senti Genesi, le cronache di una decina di anni fa, che io sono andato a rivedere, parlano di una vicenda nella quale lei fu coinvolto in prima persona e riguardano il famoso tubo del Sabbio Dotto. In quella circostanza ci fu chi disse che il tubo del Sabbio Dotto, che doveva ripascere l'Arenile un pochino più a nord rispetto al Bagno Nettuno, fu da lei volutamente tagliato per far posto alla sua piscina. È ben poco, è una bugia di ben poco conto. Quando io risvegliavo molti risentimenti e non trovavano altro che imputarmi quel fatto, e le dico com'è quel fatto: io ho fatto fare la piscina, ho dato l'incarico di farla. La prima piscina la sua, lei? No, non credo che sia, c'era la Principe di Piemonte, ma nel 74 in ogni modo è già alla bellezza di 16 anni. L'impresario, si capisce, fece i lavori che fece, nel fare i lavori trovò il tubo. Allora io mi premurai di avvisare subito il Genio Civile Opere Marittime e il Genio Civile qui di Viareggio, i quali vennero, ritirarono la tubazione, se la portarono via e lì è finita, perché non c'era niente, a parte il fatto che quella tubazione non era più buona a niente, perché lei ha visto, hanno dovuto sostituirla con quella in plastica nuova, no? Ma in ogni modo fu un fatto che un tentativo, perché guardi, mi permetta, ho piacere di dirlo e ho piacere di sfidare chi ci ascolta. Io sono stato 10 anni consigliere comunale. Io invito chiunque a sporgere denuncia anche attraverso la stessa via. Se io sono riuscito a mettere un mio parente in comune, se ho usufruito di un biglietto gratuito d'ingresso sia ai corsi, sia ai teatri, sia alle manifestazioni, se ho mai preso parte a un pranzo, a una cena, anche ufficiale, è vero, io quando sono stato un consiglio comunale ho cercato soltanto di servire la città. Ma come mai Giannessi la tenevano in anticamera? Perché lei preferiva non intervenire direttamente e partecipare, oppure c'era da parte dei politici di allora la volontà di estrometterla un attimino da quella che era la vita amministrativa della città? Vede, se io avessi voluto avrei avuto forse un posto di un certo prestigio in un partito. Ad esempio quale partito? Non mi faccia dire. Questa è una chiacchierata sincera. No. Gianni, se lei ormai ha 81 anni, ormai, sì, io ne auguro altri 50, sì, 100, sì, a 81 anni una persona può dire... Sì, ma non mi permetta, chi vorrà crederci ci crede, chi non ci crede non ci crede. Insomma non me lo dice. Ho avuto anche delle offerte dei posti, come si usa ora, no? Quando vogliono levare uno di torno, lo promuovono, gli danno un posto. Io non avevo bisogno né di promozione né di posti. Ma a lei gli avrebbero offerto questo posto per promuoverla? O perché rinunciasse per esempio alla lista civica. Quando lei è stato il primo a istituire, l'unico che ha istituito una lista civica. No, sono stato il secondo, perché avevano fatto anche il campanello a Torre del Lago prima e non riuscirono. E io invece riuscì anche con un bel numero di voti. Non riuscì la seconda volta perché, si capisce, avvicinarono la gente che partecipava a questa linea civica e io non lo so in quale maniera partecipavano, e tutti dopo si rinchiusero e non portarono il loro contributo. Però nel tempo che ci sono stato... 10 anni fra l'altro. Ci sono stato 10 anni.
sono stati 10 anni di guerra con tutti, compreso anche con il compianto senatore Barzacchi, al quale io riconosco un'infinità di meriti, è vero, ma c'aveva anche lui come me, come tutti gli uomini, una parte di demerito. L'ho affrontato a denti stretti, le ho detto cose delle volte severe, anzi l'ho invitato una volta a abbandonare il consiglio comunale e rimanere a Roma a fare il suo dovere di governante e di lasciare noi che si amministrasse la nostra città alla nostra maniera. Riconosco che se ci fosse stato Barzacchi in questi ultimi tempi non sarebbero avvenute tutte queste difficoltà sia per la lotteria sia per altro. Come d'altra parte c'è da considerare che noi non abbiamo rappresentatività nel governo, noi siamo completamente assenti, questo per colpa di tutti i partiti, non di uno solo, e specialmente di Lucca, perché credo che Lucca ci tenga in disparte volontariamente. Ecco, ma qual era una, secondo lei, accennato lei un attimo fa, dice, era un uomo eccezionale sotto tantissimi aspetti, però sotto altri aveva delle pecche. Ma sì, a sentire, quando io in una città... Parliamo di Barzacchi. Sì, quando io in una città vedo che mancano le fognature, quando io in una città vedo i marciapiedi sconnessi, quando io vedo in una città i giardini e le pinete nello stato in cui si trovavano e si trovano, e quando sento parlare di tribunale, di provincia... ecco, per conto mio siamo fuori misura, ecco perché io lo invitavo a rimanere al governo, perché me dentro il consiglio comunale si dovrebbe parlare dei problemi che l'ho detto io insieme a tanti altri, si capisce, tant'è che lo feci capire che quando nella prima volta che entrai in consiglio comunale era il tempo del Vietnam, io ogni volta che in consiglio comunale qualcuno prendeva la parola su una questione politica io protestavo e uscivo dall'aula e rientravano quando erano pronti, perché per conto mio nell'ambito di un consiglio comunale, levata l'eccezionalità che ci può essere per un fatto tipo quando ci fu l'assassinio dell'onorevole Moro, ecco proprio fatti eccezionali, si capisce, una commemorazione, un ricordo, una rimembranza, qualcosa, quello che ci sia, ma se no si deve parlare dei problemi della città. Su questo sono d'accordo, perché il Vietnam, una volta che è stata espressa disapprovazione per quello che succede alla giunta, io sono convinto che i lavori del consiglio comunale, i lavori della giunta comunale dovrebbero limitarsi unicamente al territorio, questo è vero, giusto? Lei è d'accordo con me? Anzi, no, sono d'accordo, era quello che io pretendevo e qualche volta riuscivo, ma cosa vuole, con l'organizzazione che hanno i partiti politici, lei deve parlare per esempio una sera di una cosa molto importante, chiede la parola a uno e tiene la parola per mezz'ora, la chiede l'altro, la tiene per mezz'ora, fa trascorrere ore, si arriva a mezzanotte a l'una che non abbiamo combinato niente e allora poi in fondo escano le delibere da ratificare perché è, e lei si accorge che è uscito dal consiglio comunale e non si è fatto niente. Chi era che gli strizzava l'occhio, Giannessi, la Democrazia Cristiana o il Partito Comunista? Chi era più vicino? Partito Comunista mai. Il Partito Comunista mi chiese una volta, Caprili, dopo i primi 5 anni di amministrazione, mi chiese, te che fai, Giannessi, se ritorni? Dico, io non ho impegni con nessuno, a me mi state bene tutti, anche voi altri, perché per conto mio ero sempre dello stesso principio, che si doveva fare gli interessi della città. E allora, quando si amministra la città, non c'è colore, c'è la volontà di amministrare la città. Se il Partito Comunista domani avesse avuto la mia adesione, come l'ha avuta la Democrazia Cristiana, si fosse comportata in modo difforme da quello che almeno io intendevo che fosse di interesse cittadino, l'ho dimostrato quando fecero la giunta di sinistra tutti i socialisti che lasciarono fuori con quel monocolore, lei ultimo se si ricorda. Sì, la giunta anomala. La giunta. No, quella proprio tutti i socialisti che entrò, entrò Barzanti e lo stesso giorno entrarono 2 nuovi consiglieri. Quei 2 nuovi consiglieri in sostituzione di altri, una che faceva la professoressa in Svizzera, quell'altro non la mi ricordo. Franca Papi, può darsi? Sì, quando aveva la Franca Papi, poi ci fu un'altra assenza del Partito Socialista, entrò 2 nomi, è inutile fare i nomi. Beh, quei 2 entrarono quel giorno in Consiglio Comunale e quella sera in Giunta. Ecco, io non posso Io mi ricordo, ma chi erano questi? Questi sono atti amministrativi, li possiamo anche dire, Giannessi. Era Pulzone e il dottor Righi. Entrarono contestualmente Consiglio Comunale e Giunta. Ecco, ora io in quella sera, perché io ho un archivio che è qualcosa di interessante, dissi questo, ma è possibile arrivare a prendere delle persone ancora senza pratica, perché io non ragiono mai della capacità, dell'onestà, per l'amor di Dio, non è, ma professionalità in quel caso, perché anche in Consiglio Comunale ci vuole la professionalità, bisogna conoscere una delibera, bisogna conoscere il meccanismo, bisogna conoscere le leggi comunali e provinciali, bisogna conoscere i diritti e i doveri dell'amministratore, e lì si prende, si mette dentro e si lascia fuori, a quel tempo io lo dissi, si lascia fuori un Gevignani, un Cordoni,
gente che era, aveva fatto l'amministratore per 10 anni, il sindaco addirittura, e si preferisce uno che viene quel giorno e entra, e in quel momento lì io, siccome la Democrazia Cristiana decise di votare questa, loro dicevano per opportunità politica, io d'altra parte politica non ne facevo, e io allora mi ritirai dal gruppo, ripresi la mia indipendenza e votai contro questa decisione. Non mi è mai riuscito, guardi, non mi è mai riuscito a votare qualcosa che non sentissi che fosse di interesse cittadino. Ho combattuto per esempio Barsacchi per lungo tempo, e con lui altro personaggio che penso li premeva più che a lui, nella soluzione del Principe di Piemonte. Io, come balneare, non potevo immaginare che si, al posto del Principe di Piemonte, che per conto mio doveva essere il faro della balneazione in Viareggio, avendo tutti gli alberghi, i principali alberghi d'intorno, l'Eccelsior, il Selet, le Esplanade e tutto, che si dovesse trasformare in un palazzo convegni, che bisognava trasformarlo completamente. La sala del palazzo convegni sarebbe stata chiusa d'estate, magari invece di esserci quello che c'era, la sala delle feste, quello che c'era di altre attrezzature di richiamo del villeggiante. Ecco, io non potevo e l'ho combattuta, ed è una battaglia che credo che ho vinto io. Tanto più, questo era il punto principale sul quale battevo. L'architetto Ramacciotti, che ne fu il progettista e che la spesa si aggirava su 4 miliardi, in una riunione in commissione urbanistica ebbe a fare questa dichiarazione: farlo nuovo da un'altra parte occorrerebbe il 20% di più. E allora cosa mi sono domandato io? Con 800 milioni noi si può fare un fabbricato nuovo, non rabberciare il vecchio, non togliere il Principe di Piemonte, anche cercare di migliorarlo, è vero, e perché insistere sul Principe di Piemonte? Grazie a questa mia testardaggine sono riuscito a far lasciare il Principe di Piemonte come balneare, però avendolo rilevato il Comune, il Principe di Piemonte, se rimane in mano al Comune, non potrà mai essere quello stabilimento che io pretendo. E se ci fosse un po' di senno, lo dico apertamente, da parte dell'amministrazione, il Principe di Piemonte andrebbe ceduto. Ceduto a un concessionario, far essere un altro concessionario. Al solito no. No, io non ho mai difeso chi lo gestiva, benché c'era un uomo che aveva 40 anni che ci stava dentro, ma in ogni modo io non voglio condizionare questo. Io desidererei ancora, in concorrenza a me, per l'amor di Dio sarebbe una cosa troppo diversa e troppo migliore, ma volevo che dove era il Principe di Piemonte, ripeto, ci fosse un faro della balneazione in Versilia, se avesse tutte quelle comodità, tutte quelle attrezzature, tutto quanto richiede, da dire Viareggio non c'è soltanto l'albergo, non c'è soltanto l'ombrellone, ma c'è degli stabilimenti come il Principe di Piemonte. Gli alberghi, poi andiamoci piano, perché mi sembra che ormai di aperti quante ce ne sono rimasti? Un paio, tre, sì, due? Vede, però anche qui io non voglio difendere gli albergatori, ma una parola va spesa anche su loro. Quando qui iniziò Viareggio, rifaccio la storia, come dire. No, è questo che interessa, infatti. Ritornando al mio nonno, è vero, mio nonno prese la baracchetta e ci fece il bar. Gli altri fecero le... Scusi, a me mi incuriosisce questa baracchetta qui. Dunque, dove c'è oggi Zirosa, la pizzeria? Sì. C'era la baracchetta, quindi vuol dire che il mare... In fondo, più indietro, un po' più indietro, lo farà la passeggiata, perché la passeggiata fu costruita dopo, fu costruita con le pietre una per volta e tirata a una... Quando lei era ragazzino, la passeggiata era già asfaltata o era sempre... No, ma che asfaltata, era sterata, si capisce. Ma com'era sta passeggiata? Non era brutta, soltanto che finiva in Piazza Mazzini. Ah, finiva in Piazza Mazzini? In Piazza Mazzini c'era la grotta e lì finiva, in Piazza Mazzini. Come la grotta? C'era una grotta proprio in mezzo al viale, una grotta, uno zampillo d'acqua, qualcosa, una sciocchezza, insomma. E in Piazza Mazzini ci si giocava il calcio, ci giocava l'Audace, la Virtus di Viareggio, i vari ci giocavano le partite di calcio con una corda tirata su dei pilastrini e giocavano davanti all'ospizio. Ma questo era il campo sportivo? Quello era il campo sportivo, era l'ospizio davanti al campo sportivo e lì finiva Viareggio. E dove c'è il Royal oggi? Dove ci sono... Il Royal venne fatto in un secondo tempo molto distaccato e dissimile da quello che è ora, e come vennero fatte le altre ville, come venne fatto per esempio in Piazza Piave il convento, insomma tutta la cosa che venne dopo e che, ecco, piano per andare all'Ido di Camaiore a Forte dei Marmi, allora che c'era una stradina sterrata? C'era un tram, la Litoranea,
Viareggina si chiamava, che a ogni ora partiva dalla stazione di Viareggio e faceva fino a Forte dei Marmi, con una coincidenza, come c'è tuttora con gli autobus, al Tonfano per andare a Pietrasanta. Quello era il modo di andare, se no si camminava sulla spiaggia. La strada era piccolina, immagino. C'era strada, praticamente. Io, oddio, non ci sono mai andato, via strada ci sono andato col treno, non ho francamente notato molto che mi rimanesse impresso, ma so che quello era il modo di andare. Oltre poi invece la tranvia in Viareggio, che andava fino a Marco Polo e ritornava con una certa frequenza. Certo, era bella Viareggio allora? Era bella, mi ricordo qualcosa sul Libeccio di due viareggine che, come le ho detto prima, si attrezzavano alla forestiera, allora usavano dei vestiti molto lunghi e parlavano sciograto, parlavano, insomma, oltre che farsi il vestitino parlavano anche sciograto. Nello scendere lì alla curva di via Garibaldi, dove c'era Regina, nello scendere una gli rimase il tacco impigliato nella sottana. Non poté non uscire di una frase via Regina e disse: della Potta, tra un po' me lo strappo. E rimase una battuta che fece ridere tutta la città, insomma, ma molto simpatica anche in quei tempi. Erano belle le via Regina? Belle, erano belle, erano pulite. Erano vestite molto molto bene, perché ripeto, con uno straccetto si sapevano vestire, perché copiavano il gusto delle forestiere che venivano, e le nostre sartine realmente era qualcosa di pregevole, erano per lo più erano carine, ma poi oltre che carine erano umili, erano donne. Sì, perché poi venivano i bagnanti, affittavano le case, quindi c'era questo rimescolamento di gusti. Affittavano le case e noi si andava a dormire. Mi ricordo che io ho dormito su. Lei dove abitava? Io abitavo in via Garibaldi, proprio sul finire. E poi mi ritiravo a casa di mia nonna nei villini Andreotti, quello riconosciuto come il buco di Misurino. E per dormire. Come dove trova origine il buco di Misurino? Ma quello non lo so dire, qualche viareggino che mi viene, perché allora anche alle persone stesse, lei saprà che via Fucini era chiamata via degli interiori, per esempio. Perché? Perché ci stava Fegatino, ci stava Maone, ci stavano dei nomi così, che allora prese il nome di via degli interiori. C'erano delle cose realmente, nella mia famiglia, per esempio nella famiglia di mio nonno paterno, e uno era Panara, lei l'ha conosciuto, il nome di Panara è vero, e Viareggio era molto conosciuto, quel figlio che faceva il bosser, poi Panara. C'avevo un altro zio che era il Caone, perché il Caone, perché si faceva durante la notte bisogna addosso, mia nonna la mattina spaccava nella conca il ghiaccio, ce lo metteva dentro, lo lavava, perché per il servizio, perché insomma si trovasse una soluzione, che forse era anche un difetto, diciamo, un problema di incontinenza fisico, in ogni modo quello lì. E le messie, le figlie, perché ripeto, avevano 11 figli, chi accomodava le reti, chi faceva la commessa, e poi mia moglie invece sposò i Giannessi. Ecco, ma lei sua moglie dove la conobbe? Mia moglie la conobbe in via Garibaldi con un confetto tirato, un confettino di quelli da getto, tirato un po' sgarbatamente, che la colpì nel naso. E chi lo tirò sto confetto? Lo tirai io. E allora, come mai fece questo gesto? No, perché via Garibaldi c'era il carnevale, nel tratto di via Garibaldi. Parliamo di carnevale. Aspetta, la sera c'era proprio ritrovo, realmente era carnevale lì. Anche dove già venivano le scazzottate fra gli studenti pisani e viareggini gelosi di questi interventi, insomma. E vidi questa ragazza che, insomma, rimase, e mi avvicinai e le domandai scusa, è vero, e francamente mi impressionò, perché mia moglie, non mi sarebbe mai a dirlo, ma era una gran bella donna, una gran bella ragazza, molto corteggiata, e ci voleva anche coraggio, l'avevo anche in quei tempi, a mettermi a corteggiarla anch'io. E perché? E perché mi piaceva, perché era bella, perché sentì in quel momento, io mi sentì trasportato verso questa ragazza. Quanti anni aveva sua moglie allora? Mia moglie ne avrà avuto 16 allora, io ne avrò avuto 18. E mi ricordo che andavo sul carro, il Re d'Ariano,
ci si faceva il vestito, mia mamma faceva il sacrificio di farci il vestito perché andare sul carro bisognava andarci col vestito, col modello che dava il carista. E quando sì, con questo carro sì, durante il corso, questa ragazza mi veniva dietro. Abbiamo scoperto l'altarino. E allora lei lo scoprì io l'altarino, perché allora dissi no, allora c'è corrispondenza. E allora mi avvicinai, certamente. Però erano svegli anche le ragazzine allora. Cosa vuol dire andare dietro a, magari a un ragazzo che gli piaceva, non so se lo meritassi, ma se gli piacevo vuol dire. Beh, certo che lo meritava, se no non l'avrebbe fatto. Però dico, c'è questa timidezza a volte che si vuole attribuire a tutti i costi alle ragazze una volta. Era bella, vuole che gli faccia una, certo che me la deve fare. Faccia una confidenza. Mi ricordo che un giorno uscendo aveva una camicetta sbracciata, non so per quale circostanza gli toccai un braccio, non me lo sono mai dimenticato, quel contatto con la pelle di mia moglie. Eravate già fidanzati? No, ancora. Come mi ricordo che il primo bacio, per l'amor di Dio, fu davanti al Lido, e c'aveva un giardino. Al Lido di Camaiore o al Lido? Al Lido, al bagno Lido, dove dopo è venuto il principe di Piemonte, che in un viottolino che andava verso il Lido, insomma, mi vinsi la suggestione e baciai mia moglie. Salivazione azzerata, emozioni, palpitazioni? Guardi, io dico questo, non so se a questi tempi posso usare, ma il fatto di essere andato in America molto giovane, nemmeno a 18 anni, a New York, con un programma di rimanere a New York per far del bene, ebbene l'affetto che io avevo per questa ragazza, e anche mia madre che ogni volta che partivo mi prendeva la testa fra le mani e mi diceva Oreste ritorna. Io sono andato in tasca a tutte, guardi, ho avuto proposte di lavoro, ma diciamo di tutte le specie di proposte, perché ero un ragazzo sveglio, insomma mi muovevo bene, da padroni di albergo, da padroni di ristoranti italo-americani che venivano offerte, non mi è mai riuscito a rinnegare né a mia madre né alla mia fidanzata né a Viareggio. Perché lei quando partì per gli Stati Uniti era già innamorato di questa ragazza? No, quando programmai, e perché negli Stati Uniti ci andai dopo essere andato in Centro America sul Pacifico, essere andato a Buenos Aires, perché bisognava aspettare l'occasione che il vapore andasse a New York. Invece a me, siccome ci si metteva a turno, mi toccò prima quei viaggi lì. E feci quei viaggi lì per forza fino al giorno che mi toccò di andare a New York. Ecco che quando, nel tempo che intercorse fra il primo viaggio con Orazio a quando andai a New York, mi successero questo affare con mia moglie che io non avrei lasciato per nessun motivo. Anzi, forse aveva più motivo lei di lasciarmi me che io lei. E perché? Perché aveva dei corteggiatori molto, almeno dalla parte economica e finanziaria, molto più validi di me. Ma perché si sottovalutava così allora? Perché mi sottovalutavo, avevo paura. Avevo paura che la convincessero a distaccarsi da me, non mi sono sottovalutato per niente, anzi, guardi che è una cosa che mi è sempre mancata. Non ho mai dato a nessuno la possibilità, anche quando ero un modestissimo uomo, di mettermi un piede addosso, mai. Ma lei quando era un giovanotto, un giovanottone, alto, occhio azzurro, immagino che le ragazze, insomma... Guardi, le devo confessare, in quel momento lì non ci poteva essere ragazza che mi distogliesse da me. Questa è una dichiarazione d'amore che fa sua moglie ancora oggi. Gliela faccio tuttora, io non saprei vivere senza mia moglie. Questa è una donna importante per lei. È mia moglie, è la madre di miei figli, quella che è abituato e che insieme abbiamo avversato figli come li abbiamo avversati, che sono qui sotto l'occhio di tutti e si vede che sono dei ragazzi lavoratori. Hanno avuto dei figli. Lei li segue ancora oggi i suoi figli, sì, è sempre al pezzo, anche a 81 anni lei è qua. Guardi, non saprei immaginarmi come fare a star fermo. Il momento che io dovessi star fermo per un impedimento o qualcosa, farei prenotare il posto, perché vuol dire che sarei prossimo a partire. Lasciamo per un attimo Giannessi questi ricordi belli che la legano alla sua fidanzata, attuale moglie, alla famiglia, eccetera. Di lei dicono che è un uomo piuttosto rude, che anche in passato, da giovane, ma ancora oggi è un uomo estremamente energico, tant'è che l'hanno chiamata il federale. Ma perché le misero il nome il federale? Vede, quando venni al bagno Nettuno, avevo 50 anni, e lo rilevai dalla banca Bertolli, che la banca Bertolli lo faceva gestire per conto terzi, e c'era una certa confusione sia nell'affitto delle cabine sia nell'affitto dell'ombrellone, insomma c'era una certa confusione. E si capisce, io entrai cercando di portare ordine
E allora tutte le volte che mi pareva di vedere qualcosa che non andasse bene, che non andasse secondo il mio desiderio, io scendevo di corsa a una scaletta, allora non era come allora, partivo per vedere i ragazzi cosa facevano, cosa avveniva, e in un primo tempo i ragazzi si passavano la voce, no il federale, dice arriva la celere, quello fu il primo. Poi il secondo fu, che me l'attribuì Scipione Celagioli, ormai molto conosciuto. Ancora vivo? No, è morto. Che portando un giacchettino di pelle a principio della primavera, prima di entrare nella stagione, dopo per la chiusura, con questo giacchettino di pelle, quelli che usano quasi ora tutti, di camoscio, allora mi attribuì lo sceriffo. Ecco, e poi non so in quale circostanza sorti fuori il federale perché forse era quello che faceva quello che ne pare, questo per la verità. È vero, non che fossi federale, ma era vero che qui volevo che si facesse quello che dicevo io. Anche con il personale era piuttosto energico lei, vero? Il personale era energico, però io le do questo. Io ho 80 anni, non ho avuto un'avvertenza sindacale, ne ho una ora aperta perché un tale si rifiutava di portare i lettini sul mare, perché siccome i cosi sindacati chiedevano la percentuale sui lettini ai quali non si volle riconoscere, allora lui si è fatto ragione da sé e dice io lettini non li porto più, allora dovetti licenziarlo. Colui mi chiama ora a rispondere, io ci vado, ma io in tutto questo tempo non ho mai avuto un'avvertenza sindacale. Tra l'altro il Nettuno negli anni 60 era il locale in ritrovo, si ballava con le orchestre allora, è vero? Vede, allora lei ora mi porta a farle rilevare una certa condizione mia, perché nel 60, anche prima, io lo chiamai il dancing della gioventù. È vero, anch'io mi sono venuto. Dove ragazzi, se lei ci è venuto mi può essere buon testimone, io bisognava che mi mettessi alla porta a fermare la gente, perché dirgli ma ragazzi è una mia pane, scusate, abbiate pazienza, c'è posto per tutti, roba di questo genere qui. E cosa succedeva? Io c'avevo da stare qui fino alle 2, 2 e mezzo, fino a che durava, perché i ragazzi andavano via molto presto, verso mezzanotte e mezzo, ma i tardoni, chiamiamoli così, rimanevano un po' di più. E allora a quell'ora c'era da fare tutti i voti, perché tutti allora tutto in bottigliette da rendere, bisognava riempire tutte le cassette, si faceva alle 3, alle 3 e mezzo, e andavo a letto a quell'ora e alle 6 e mezzo, alle 7 dovevo essere qui. E allora prendevo la medonina per vedere che mi facesse dormire queste 3 ore. Perché se no non avrei dormito. Però il pomeriggio, quando io, perché facevo anche il cuoco in cucina, quando smettevo il cuoco e mangiavo qualcosa, mi prendeva quella sonnolenza, diciamo quasi irresistibile, e allora prendevo la simpamina per stare sveglio. E questo è durato per 2 o 3 anni, fino a che i miei figli sono cresciuti e fino a che non smise il ballo, perché credo che questo fu il dance che si perse con l'apertura qui vicino alla Pineta della Festa dell'Unità, che i ragazzi trovarono la possibilità di andare a ballare, i ragazzi che frequentavano qui, senza spendere niente, e allora calò. E a me cessare un'attività nella miseria non mi è mai piaciuto. Certo. Quando mi accorsi il declinare, smisi. Ne hai mai visti i mariti che hanno scoperto qui a ballare la propria moglie che era in vacanza, venuti, che hanno fatto uno di quei bordelli? Francamente no. Le dico io come si ballava qui, perché da ridere questo, chi mi ascolta lo potrà ritenere verosimile, ma ci sono testimonianze. Si ballava qui con un certo rispetto. Io da dietro la cassa, se vedevo qualcuno che esagerava, come ora invece per l'amor di Dio è uno scherzo, io andavo con un ago o con una spilla e l'andavo a bucare dicendogli guarda che non sei solo qui, c'è tanta gente. Io ho tenuto. Ce n'era temperamenti focosi, eh? Focosi, no, quelli che ora per l'amor di Dio sono comunissimi, chi è che un istringe, chi è che un mette, chi è che. E io una volta uno mi dissi, perché lo trovai con la lingua a passeggio, mi dissi quando arrivi alle tonsille ritorna indietro. Ecco perché il federale viene proprio da questo comportamento che io avevo sia verso clienti giovani, si capisce, verso ragazzi, e verso anche i bagnanti, da dove io gli davo rispetto, gli davo tutto. Per esempio qui, se uno prendeva un affitto, una cabina, come ancora, non deve concederne l'uso a terzi senza la nostra autorizzazione. Perché se no, capisci, una famiglia, l'altra famiglia porta l'altra famiglia con sé, diventano due. E sotto l'ombrellone, che non affitto quasi mai l'ombrellone solo, almeno che non sia una coppia di anziani o una mamma con un bambino, è vero. Io non è che possa portare, domani dare la libertà alla gente di portare chi vuole. Certo.
Senta, ci fu una grossa scazzottata una volta qui nel suo locale, vero? Lei la ricorda? Che popò di scazzottata. Che anni erano? Ma ora non mi ricordo, tanti anni fa. E successe che io ero un momento proprio sempre, perché ripeto, ero solo qui, mia moglie era a riposare, i miei ragazzi erano giovani, erano fuori, e vidi ammucchiare della gente sulla riva del mare. E l'ammucchiare della gente sulla riva del mare voleva dire che annegava qualcuno. Corsi per vedere cos'era e vidi un bagnino mio che si era preso con un altro. Cercai di dividerli. La risposta fu che con un colpo dietro la testa mi trovai sdraiato nell'acqua, in mare. Quella fu la risposta. Allora lei capisce che io capii che bisognava chiedere aiuto. Mi feci largo, nel frattempo nel farmi largo, si capisce che lo picchiava, io picchiavo per farmi largo. Ci fu addirittura un viareggino che forse per aiutarmi, forse chissà perché, mi prese per un braccio, mi tirò forte e diceva via che ti comprometti, e andai a finire fra un barchetto e l'altro ad un patino a rischio di farmi del male. Venni al telefono con un bicchiere d'acqua perché non riuscivo a parlare e chiamai i carabinieri, la polizia, chiamai l'ambulanza perché c'era della gente che era, non gravemente, ma insomma che era ferita, e poi arrivarono anche i pompieri perché si vede qualcuno, siccome ci fu un polverone enorme fra la gente che scappava di perché qui avveniva il fatto, fra quella che veniva per curiosare, ci fu un polverone che fece forse pensare a un incendio. Ci fu anche una cosa spiritosa che una volta ritirati indietro e qualcuno di questi fiorentini venne fino dentro, a che il Catalucci prese un bastone, forza Viareggio, che cava, poverino, e insomma fra poco ci si riprende un'altra volta. Si andò tutti in tribunale e si fu condannati tutti a 4 mesi e mezzo di perissa. Io ricorsi in appello, assistito dall'avvocato Paolini, però pretesi che mi facesse parlare me. E dissi, rivolgendomi ai giudici, che io ero venuto a imparare come dovevo comportarmi se succedeva un caso simile, perché io sono padrone di locale, io non ho interesse a fare scazzottate né a fare confusione, ma ho quella di guadagnare, di fare il mio lavoro. Soltanto che, visto che succedeva, averne toccate bene, perché loro erano un gruppo di una cinquantina, chiamare la polizia, far venire tutto quello che si vuole, io credevo di essermi portato in modo giusto come proprietario del locale. Se la condanna mi fosse stata confermata, io avrei in seguito dovuto attenermi a questo sistema. Se succedeva qualcosa, dire a qualcuno qui. Quando sono lesti mi venite a chiamare, andavo a casa, perché era inutile che io stessi a assistere quello che c'era, a cercare di sedare o chiamare la polizia come ho fatto. E ci fu una sentenza che può far testo, e fu questa. Fui assolto perché la motivazione fu: non rissa chi rissando si difende. Non rissa, e quindi voleva dire legittima difesa in sostanza. Quasi quasi la stessa cosa. Certo. E rimase un po' la storia. E invece senta, qual è stato l'episodio più bello che lei ricorda consumato qui all'ombra del Nettuno? Ma all'ombra del Nettuno è la festa del centenario. Quando si convenne nel 1965, quando si fece la festa del centenario, realmente ci fu un concorso di pubblico, di personalità e anche di ricchezza, insomma quel giorno strafeci, è vero, e ebbi una grande soddisfazione, una pagina intera, anzi una pagina, un doppio foglio della Nazione che festeggiava il centenario del Nettuno, e autorità locali e provinciali e anche nazionali che insomma mi davano atti di conoscenza, quello. Certo. Ma non è quello solo, ce n'è diverso. Certo. Sì. Senta, qual è invece l'episodio che lei non... qual è la situazione in cui lei non si ritroverebbe se dovesse rifarlo un'altra volta? C'è qualcosa che lei direbbe, ecco, Oreste, qui ho sbagliato e oggi non lo rifarei perché la maturità, perché l'esperienza mi ha insegnato questo. Qualcosa che lei ha fatto e che ha pagato in prima persona? Per esempio, si rioccuperebbe di politica? Sì, sì. Ma perché i politici guardano male? Perché? Perché non faccio politica. Perché sono un politico e che non faccio politica. Sa che lei non piace mica tanto ai politici. Lei. Ma io ho un onore. Non credo mica che me la prenda. Ho fatto il campo del tennis e era venuto l'ordine di demolirlo. Qui ho fatto il campo del tennis 2 anni fa. Tutto un ordine di demolizione. Allora, ritorniamo a quella domanda che gli ho fatto io. Ci sarebbe qualcosa che lei non rifarebbe oggi?
ma stia a sentire, non mi dia del presuntuoso, vero? Ma da quando lei mi ha incominciato la domanda sono qui che lo cerco. Ha fatto tutto bene. Ma tutto bene, guardi, le dico una cosa, che la mia famiglia non è d'accordo con me, per darle un esempio del mio modo di comportarmi, di essere, insomma. Certo. Io ho lavorato con Lazzi, con noleggio di autobus per molti anni, ho lavorato neanche nell'interesse suo, perché qui gli facevo i suoi interessi come se fosse lui presente, sia in comune sia all'agenzia. In fondo forse la mentalità dell'industriale, quando non gli facevo più comodo perché allora gli autobus li trovava da sé, non avevo più bisogno, e come? Cercò di farmi, partiamo da un progetto, lui mi rilevò la mia situazione debitoria dicendomi che mi avrebbe fatto spendere meno. Quando fu quel giorno mi mise delle cambiali all'incasso e che io non avevo possibilità di pagare. Con la mia improntitudine, che è una qualità che forse mi ha sempre seguito, andai a Varese da un certo comendato Ormacchi, che era capo della carrozzeria varesina, e siccome lo conoscevo tramite Lazzi, le raccontai la mia situazione alla volontà di Lazzi. Lui mi disse: sono ipotecati i tuoi autobus? No, dice, vammi a prendere i libretti, portami i libretti. Gli portai i libretti degli autobus e lui mi diede i soldi per pagare le cambiali, ecco perché prima l'ho detto Migliorini, per pagare le cambiali che erano di Lazzi, che erano da Migliorini, che lui voleva farmi fallire in qualche modo per riprendermi l'autobus. Certo. Dunque ogni cittadino, io penso ogni uomo, e la mia famiglia compresa, hanno astio con Lazzi. Io voglio bene a Lazzi, perché io senza Lazzi non sarei Oreste Giannessi. Questo lo credo senz'altro, Giannessi. Senta, passiamo ad un altro argomento. Noi iniziando questa intervista abbiamo detto, ma no, questa è una domanda che le voglio fare per ultimo quando concluderemo, tra l'altro ci stiamo avvicinando alla chiusura della nostra intervista. Quindi abbiamo detto che lei è sostanzialmente soddisfatto di tutto quello che ha fatto. Ecco, di che cos'è che ha paura oggi Oreste Giannessi a 81 anni? Niente, nemmeno della morte. Non la spaventa la morte? Assolutamente. Io quando andavo 20 anni fa al cimitero, realmente vedendo tutti quelli che era un po' che non vedevo, insomma rimanevo rattristato, venivo via. Andandoci ora e rivedere tutti i miei amici, quelli che sono venuti su con me, io ho la fortuna di essere, di campare un po' più di loro, e non so fino a quando, mi pare che mi aspettino. È felice lei oggi? Sì, sì. È ricco? No, assolutamente. Ma non ricco? Non assolutamente. Io dico, guardi, ricco di quattrini? No, assolutamente. Sono ricco di sapere, sono ricco di come vorrei dire, di esperienza. No, no, io dicevo proprio ricco sotto l'aspetto economico. No, assolutamente. Ma è vero che come anche fa, c'era... Come fa se uno nel 70, nell'82, 83, è vero, finisce di pagare le ultime cambiali? E come fa a arricchire? Perché qui, guardi, non lo so, guardi, no, no, guardi, le premetto un fatto. Io sarei fallito se non avessi trovato di fare quel palazzo lì, la Galleria d'Azeglio, che ha servito per mettere un po' a posto le mie cose, se no non sarei potuto andare avanti. Certo, non era solo lei in questa impresa, però, vero? No, ero in secolo la Banca Bertolli. E poi la Banca Bertolli, seconda Banca Bertolli, è quella che mi ha dato il bagno e quella che aveva fiducia di me, e poi la Banca Bertolli, per interni malcontenti suoi, l'appoggiarono all'avvocato Paolini. Edoardo, e si è fatta insieme con l'avvocato Paolini. È vero, lui ha potuto tenere parte di quella che ha tenuto, io ho dovuto invece vendere tutto perché dovevo soddisfare gli impegni che avevo, certo. E questo mi ha dato un bel aiuto, però non tutto. Vero, perché io fino al 1900, oggi siamo nel 90, 82-83, io ho finito di pagare i miei debiti in quegli anni. E tutti gli altri anni che sono avvenuti, io ho quasi speso sempre tutto quello che ho guadagnato, levato una gita, l'ho spesi qui dentro il bagno, lei ha visto prima con la piscina, poi con queste sale che lei vede aggiunte, con l'area di collo, insomma cercando di migliorare lo stabilimento balneare per guadagnarmi, diciamo così, per ambizione, il merito di dire che Giannessi ha fatto qualcosa. Certo. Senta, siamo arrivati in conclusione della nostra intervista, Giannessi. Quando abbiamo cominciato lei mi ha parlato di un episodio secondo me molto bello, poi l'ho interrotto e non abbiamo più, non mi ha risposto. Tornando a casa una sera vide sua madre al buio che stava piangendo in un canto del fuoco. Lei ebbe un'emozione violenta e mi ha detto che quella fu la sua disgrazia e la sua fortuna. Brevissimamente, perché?
perché quell'immagine. Perché se avessi continuato a studiare, a prescindere che non ero un grande studioso, perché per me l'uomo che studia molto manca molto di genialità. Mi scusi, sarà presunzione questa mia dichiarazione, ma è questo, perché è dedicato allo studio, va allo studio, cerca di studiare, io non avevo voglia, ma cerca di studiare per necessità, ma non si esprime per quello che è. Ecco. Io venendo a casa e trovando mia madre che piangeva in quel modo lì, lei capisce bene, per me la mamma è la mamma per tutti, compreso per me. Io buttai via nel senso i libri e mi rivolsi a Rolandi Ricci, che era presidente della Società Italia allora, che poi è stata Navigazione Generale Italiana, e mi fece imbarcare, tramite lui che era presidente della società, mi fece imbarcare. Ecco, da quel giorno in poi io ho cominciato a diventare un uomo. Esatto, senta, brevissimamente risposta telegrafica, lei qui spesso è con Mario Tobino, con Mario Canconi, con Mario Marcucci, le fa piacere questo? Mi fa piacere, ma non li disturbo mai, non gli faccio mai capire, non ci vado perché ho paura di disturbarle, insomma di fargli vedere che tengo in modo particolare a loro, li ci tengo realmente, li voglio bene, ho piacere che vengano, ma non li voglio far capire che insomma mi danno qualcosa.